Sono Giacomo Benedetti, presidente della Commissione Rifugi ed Opere Alpine del Club Alpino Italiano. Siamo al rifugio Boccalatte ai piedi del Grand Jorasses. Uno dei rifugi più importanti perché ha una storicità che è unica ed è gestito da una persona eccezionale che è l'amico Franco Perlotto, che solo il cognome racconta una storia, la storia dell'alpinismo italiano. La particolarità del rifugio è proprio l'atmosfera che si respira, dove la sobrietà e l'essenzialità sono caratteristiche fondamentali e il rapporto con il gestore, il lavoro del gestore è proprio il valore aggiunto del rifugio. Infatti al rifugio Boccalatte si viene, si ascolta, si impara e si vive un'atmosfera che è unica. Il rifugio Boccalatte rappresenta per il CAI un punto di eccellenza, racchiude tutti quei principi che dovrebbero essere intrinsechi nei rifugi del CAI, cioè il rifugio che non è un albergo ma è un contenitore di cultura, di montagna. L'avventore del rifugio Boccalatte sicuramente è un escursionista esperto, se non addirittura un alpinista che si appresta a fare le molteplici vie che ci sono dietro il rifugio. Al rifugio Boccalatte si trovano tutti i valori del Club Alpino Italiano.